ci troviamo all'interno della cosiddetta Domus dei Dolia o Casa degli Orci. Gli abbiamo dato questo nome perché nel primo vano, ritrovato nel 2009 in quell'angolo, con i muri addirittura alti 1,60 m in pietre legate a secco, il che ci prova che l'impianto dell'abitazione è ancora etrusco, perché solo dopo i romani utilizzeranno la malta per collegare le pietre. Ci troviamo, dicevo, all'interno di questa abitazione che ha tratto il nome proprio dai grandi orci in argilla d'impasto recuperati nell'angolo del primo vano individuato in questa enorme abitazione. Quando abbiamo cominciato i nostri scavi, ormai nel 2009, questa casa era completamente coperta dagli strati di interro che si sono accumulati con il tempo, con i secoli. Con nostro stupore abbiamo ritrovato i primi muri portanti che componevano questa meravigliosa struttura, e pian piano abbiamo ritrovato tutti quegli ambienti che la identificano, come il tablino, come la cucina. In romano, nella lingua quindi romana, latina, il tablinum era la sala di rappresentanza, quella più importante, il nostro salotto oggi, quella che ospitava probabilmente anche gli arredi più importanti dell'abitazione. Il tablino che era decorato con grandi rettangoli colorati tipo primo stile pompeiano al pari della sala da pranzo, in colori sgargianti come il rosso, il giallo, il blu, azzurro. Ecco, il tablino a un certo punto diventa il cuore della casa. Ci troviamo all'interno della Sala G, che conclude il percorso di visita del Museo di Vetulonia, quella riservata alla raccolta degli oggetti più tardi di età ellenistica, di III-II secolo avanti Cristo. All'interno di questa vetrina sono raccolti gli oggetti in bronzo recuperati dalle due principali case o domus scavate all'interno del quartiere della città di Poggiarello Renzetti, dove eravamo. A destra la statuetta più alta riproduce dalla Domus dei Dolia un offerente. Vedete questa figura in bronzo con i perni in piombo che la fissano all'interno di una basetta configurata ad altare in pietra, mentre col piattino patera in mano sta facendo una libagione, ossia un'offerta liquida alle divinità.